Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani e in questa lezione risponderò alle vostre domande e leggete bene il titolo e la descrizione del video perché così potete sapere da subito se sono domande di vostro interesse in maniera tale che insomma potete, se siete interessati, potete approfondire gli argomenti che sto per trattare, altrimenti potete direttamente passare ad altri video e lasciar perdere insomma questo. Allora, in realtà io sto rispondendo delle domande che mi avete mandato e che ho raggruppato per insiemi simili. Quindi sono tutte domande che possono essere intese come domande di preparazione per il concorso docenti ed in particolare per il TFA sostegno. E per il concorso docenti, a mio avviso, sono domande che potrebbero capitare più relativamente al concorso docenti della materna e della scuola primaria. Ovviamente nella prova preselettiva ci potranno essere comunque domande di questo tipo, però la risposta sarà a risposta chiusa. Non mi va di fare quiz su quiz perché sì, cioè, è ovvio, voi col quiz vi imparate a memoria la risposta, però non è detto che il quiz sia pensato esattamente come nella stessa maniera in cui lo risolvete voi. Quindi se nel quiz vi fanno una domanda leggermente diversa, potreste non saper rispondere esercitandovi solo nei test. Se io invece vi do delle risposte aperte, cioè vi do una spiegazione relativamente a quello che mi chiedete, sicuramente ci vuole un pochettino più di tempo, però è estremamente utile poi qualora vi si dovesse presentare sia una domanda a risposta aperta che una domanda a risposta chiusa relativamente a quello che mi appresto a rispondere. Allora, la prima domanda è relativa alla la domanda vera e propria è: professore, grazie mille, eccetera, eccetera, che cosa si intende per corrispondenza? Grafema, fonema. Benissimo. Allora, i suoni che noi possiamo produrre con la voce sono, diciamo, innumerevoli, quasi infiniti. Però nel momento in cui parliamo, emettiamo una successione ed una serie di suoni, i quali, una volta combinati tra loro, esprimono un significato preciso e comprensibile, fino a costituire quindi delle parole. Quindi, quando nel linguaggio verbale una specifica successione di suoni indica una parola, una successione di suoni indica una parola. Benissimo. Il singolo suono utilizzato per comporre la parola è detto fonema, quindi viene dal greco fonè, suono. Il singolo suono per comporre la parola è il fonema.
Scrivere invece significa combinare tra loro delle lettere. Quindi le lettere sono dei simboli e i segni grafici attraverso cui vengono trascritti i suoni vengono utilizzati poi per parlare. Le lettere sono anche chiamate grafemi e viene sempre dal greco grafein, che significa scrivere, e sono le lettere dell'alfabeto essenzialmente. Quindi le lettere utilizzate per scrivere sono dette grafemi. Quindi è ovvio che una persona, in uno studente, anche bambino in questo caso, capace di distinguere bene la corrispondenza tra grafema e fonema, nel momento in cui scrive, riesce a pronunciare bene la parola, passando prima dalla singola lettera all'intera parola, e viceversa, quando ascolta, è capace di tradurre il suono in parola. Benissimo. Andiamo avanti con la seconda domanda. Allora, nella lettura, che cosa significa, che cos'è la via fonologica e la via lessicale? Quindi, via fonologica e lessicale della lettura. Allora, la via fonologica, diciamo, si compone fondamentalmente di tre passaggi, 1, 2 e 3. Cerco di farvi un'estrema sintesi. Allora, nel primo passaggio la parola scritta deve essere percepita ed analizzata, e per analizzare significa che viene segmentata la stringa grafemica nelle singole lettere, e la procedura ovviamente per quanto riguarda la lingua italiana va da sinistra verso destra. Viene codificata la posizione relativa di ogni lettera all'interno della stringa. Quindi, analisi della sequenza delle lettere di una parola. Nel secondo passaggio avviene la transcodifica lettera suono, cioè successivamente ogni grafema, quindi ogni singolo grafico, deve essere convertito nel fonema, ossia nel suono corrispondente. Ne ho parlato anche precedentemente, quindi diciamo che queste due domande io ve le ho accorpate perché secondo me sono una com la complementare dell'altra. Quindi, transcodifica lettera suono Quindi potrei dire anche grafema, fonema. Nel terzo passaggio avviene la lettura. Quindi, in un magazzino di memoria a breve termine, tutti i fonemi si fondono per dare origine alla parola letta. Quindi, capacità di lettura. Questa è la via fonologica. La via lessicale si compone sempre di, aggiungiamone uno, mettiamo quattro step così capite meglio anche la differenza. Allora, il primo passaggio è lo stesso della via fonologica.
Quindi la parola scritta va percepita, analizzata, segmentata in singoli grafemi. Quindi analisi, parola scritta. Nel secondo passaggio, la stringa grafemica analizzata passa per due magazzini a lungo termine in cui l'individuo ha depositato tutte le parole che conosce, quindi una sorta di vocabolario personale. Quindi, per farvi capire, il lessico ortografico di input per la rappresentazione ortografica e il lessico fonologico di output per la rappresentazione fonologica. In questa procedura il lettore può identificare con immediatezza la parola scritta facendo riferimento a un proprio vocabolario interno. Quindi, l'analisi che viene fatta al punto 1 viene analizzata e viene immagazzinata nella memoria a lungo termine, ossia nel proprio vocabolario personale. Quindi mettiamo così, creazione del proprio vocabolario personale. Mi piace farvi una sintesi, così poi siete voi liberi di interpretare, rielaborare e eventualmente anche analizzare e approfondire le tematiche di cui vi sto parlando. Nel terzo passaggio viene dato un senso, un significato alla rappresentazione passando per il sistema semantico. Quindi, creare un significato alla rappresentazione. Nel quarto passaggio, scusate, nel buffer fonemico si assemblano i fonemi per poter poi ottenere la parola letta. Quindi, assieme dei fonemi per raggiungere lettura della parola. Benissimo. E ho risposto alla domanda. Passiamo alla successiva, alla terza. Quali sono le abilità implicate nel processo di scrittura secondo il modello di task processo all'analysis di Cornoldi ed Alias del 1985? Che okay, questa domanda è estremamente specifica. Allora, essenzialmente le abilità sono tutte quelle abilità finomotorie di copia di singole lettere. Quindi, vabbè, scriviamo la domanda. Abilità nel processo di scrittura ovviamente, et alias significa che ci sono diverse persone che hanno contribuito alla stesura dell'articolo, quindi non c'è solo Cornoldi, se fossero stati in due avrebbero scritto Cornoldi e il secondo autore, quando scrivono alias significa che ci sono più persone che hanno partecipato alla stesura dell'articolo e del libro. Quindi abilità nel processo di scrittura secondo il modello di Cornoldi. Secondo Cornoldi. E poi alla fine quello che viene detto da Cornoldi è fondamentale perché diciamo che è un punto di riferimento, cioè le abilità nel processo di scrittura non sono solo secondo Cornoldi, però perché sono,
diciamo, riconosciute dai più, quindi potete anche pensare che se vi dovesse uscire una domanda più generalizzata, più generale, quali sono le abilità nel processo di scrittura? Voi potete dire sicuramente l'abilità memoria, sia della memoria, però della memoria visiva, dell'analisi uditivo fonemica, dell'integrazione uditivo visiva, l'analisi uditivo, quella l'analisi uditivo fonemica l'abbiamo detto, in realtà deve essere fatta anche un'elaborazione sequenziale uditivo fonemica. Ovviamente è fondamentale la competenza lessicale e la conoscenza delle regole ortografiche competenza grammaticale e sintattica, quindi competenze grammaticali e sintattiche, competenza sicuramente la competenza semantica, la competenza testuale, la competenza relativa ai ricordi transitori di sequenze linguistiche e significate, e significati. Quest'ultima non ve la scrivo perché le più importanti ve le ho già dette, ok? Sono queste qui. Passiamo all'ultima domanda, così abbiamo finito anche oggi. Allora, la domanda che mi viene posta in essere è la differenza tra processi semantici, sintattici e lessicali in ambito matematico. Quindi differenza in matematica tra i processi semantici, sintattici e lessicali, quindi semantici, lessicali e sintattici. Benissimo. Allora, i processi semantici dovete sempre ricordare che sono associate le competenze preverbali innate di riconoscimento della quantità. Quindi sono tutti quei processi implicati in compiti di stima, di confronto e di calcolo approssimativo. Quindi scriviamo processo semantico, al processo semantico che cosa è associato? Associata alla competenza preverbale, è associata alla, scusate, cerco di scrivere il meno possibile, competenza preverbale, di riconoscimento della quantità. Ah, mi viene in mente di ricordarvi di contribuire a scrivere e a lasciare commenti perché molti sono importanti, alcuni addirittura sono complementari al video, cioè nei commenti troverete sì, certamente persone che chiedono, che fanno domande specifiche, però troverete anche persone che
che tendono a essere, a scrivere qualcosa di completamente a quello che dico. È bello, insomma, se dovesse nascere una sinergia e qualcosa, insomma, di interdipendenza positiva tra me e voi, in cui quello che lasciate nei commenti diventa anche una sorta di qualcosa in più per chi poi vuole approfondire e vuole diventare anche una parte attiva di questo corso. Andiamo avanti, i processi lessicali invece sono legati al codice verbale uditivo e all'ortografia del numero e quindi vengono acquisiti per mediazione culturale. Quindi è importante anche dire come vengono acquisiti, no? Processi lessicali. Quindi acquisizione culturale attraverso esercizi, scuola, professori, maestri, eccetera, eccetera, sono legati al codice verbale, uditivo e all'ortografia. Quindi, legati all'ortografia e al codice verbale uditivo. In ultimo, e poi abbiamo finito con la lezione, i processi sintattici regolano l'ordine posizionale delle cifre. Vedete, le cifre numeriche vengono dette anche cifre arabiche all'interno del numero. Quindi la sintassi è convenzionalmente definita, quindi è appresa dietro a insegnamento, quindi l'acquisizione è attraverso l'insegnamento. Acquisizione, questo è preverbale ed è, abbiamo detto, di carattere innata. Processo lessicale, acquisizione culturale, il processo sintattico, acquisizione dietro insegnamento ed è il processo, insomma, sintattico che regola l'ordine posizionale delle cifre, quindi processo di regolazione posizionale delle cifre. Dimentico sempre di dirlo, per voi che sono arrivati alla fine del video. Veramente vi faccio i miei complimenti più grandi perché avete avuto tanta pazienza e sicuramente avete anche tanta motivazione di superare il concorso. Lasciate un like, lasciate mi piace, condividete il canale, condividete il video, lasciate commenti. Io vi ringrazio, faccio i video soprattutto per coloro che ne trovano giovamento. Lasciate commenti se avete delle difficoltà, qualsiasi cosa. Io non cancello alcun, non ho mai cancellato un commento, anche quelli negativi. Devo dire che sono maggiormente quelli positivi, ci sono tanti pollici in su. Iscrivetevi al canale, il 70% di quelli che mi seguono non si sono iscritti. Questo significa che i video sono molto visti, ma la gente ancora non li conosce, cioè li sta conoscendo adesso. Giustamente è poco tempo che sto lavorando. Anche non solo per case editrici, ma ho deciso di lavorare per creare un materiale usufruibile da tutti e gratuito, e quindi probabilmente molti di voi non lo sanno. Passate parola, un saluto, un caro saluto da Francesco Samani, alla prossima.